Ecco, stavamo parlando di Grillo che insomma ha deciso di andare via e voi come movimento dovete scegliere forse qualche altro personaggio del vostro gruppo che guiderà il vostro partito. Allora, intanto questo è un difetto degli italiani che hanno bisogno di un leader per forza, perché in realtà si dovrebbe avere bisogno di un buon programma, di persone che lavorano seriamente e onestamente. Comunque penso che i nostri colleghi della Camera, anche del Senato, abbiano già riscosso grande favore da parte degli italiani, pensiamo a un Di Maio, a un Di Battista, quindi non credo che ci siano questi problemi. Un'altra domanda, poi dobbiamo purtroppo chiudere perché insomma, per motivi entrambi, insomma, si parla di Roma, del sindaco di Roma, Di Battista. Pare che non si sa se voglia farsi, voglia candidarsi. C'è qualcosa che non ci avete ancora detto? C'è un qualche nome a quale si sta pensando su Roma? Perché i tempi sono stretti, ormai Certo. bisognerà pure insomma, Sì, mettere nero su bianco. no. Allora, né Di Battista né la Taverna possono candidarsi perché non è nei nostri principi. Noi ci siamo messi a disposizione per il ruolo che stiamo svolgendo, no, noi non possiamo chiudere un ruolo per poterne intraprendere un altro. Questo è dei politici di professione. E i gruppi locali di Roma hanno già predisposto una lista di persone validissime. Anche con grandi competenze, professionisti e poi andranno al voto, quindi Però il nome saranno non si sa ancora. e non perché verranno votati, adesso loro si presenteranno con una loro descrizione, poi saranno Per cui i cittadini ancora, romani, cioè se vogliamo. sappiamo che comunque No, delle idee ce esatto. l'avete, però non ce la dite ancora. Non è ancora stato scelto perché verrà votato il candidato proprio dai cittadini come nel Un'altra nostro domanda stile. veloce, i 150.000 euro per chi cambia bandiera. Che significa? Voi come siete d'accordo? Io Voi... sì, assolutamente, perché qua non ci si deve preoccupare di avere i soldi da pagare, come molti dicono, ah, ma questa è un'oligarchia, si può candidare solo chi ha tanti soldi. Si può candidare chi non ha soldi ma ha onestà. Non ho capito perché uno deve per forza pensare di dover pagare una multa. Se è onesto non la paga. Giustissimo. Ecco, brava. No, anche si può Ok, dimettere e non paga. ringrazio la senatrice per Prego. questa intervista. Prego.